E fu così che sconfissi i giganti dei ghiacci. Ma questo ve lo racconterò un'altra volta. Oggi invece voglio commentare un articolo, una news che mi è giunta perché un utente di un gruppo su Facebook l'ha condivisa e quindi io l'ho letta. Era una news che parlava appunto di una novità importante apparentemente nel campo della fisica e della matematica. E in particolare si trattava di apparentemente un successo nella sfida dell'affrontare la famosa ipotesi di Riemann, quindi questo tentativo di dimostrare l'ipotesi di Riemann che riguarda la distribuzione dei numeri primi, quindi la sfida che i matematici affrontano ormai da millenni di capire come sono distribuiti i numeri primi, come prevederne appunto la loro distribuzione. L'articolo mi ha incuriosito perché sembrava uno dei tanti articoli che a volte escono, per esempio, sui giornali locali, no? Sapete, regionali o di determinate città, per esaltare la figura di qualche personaggio nativo di quel posto, riportando un suo recente successo, un suo recente traguardo. Quindi all'inizio ho pensato che fosse stato forse un po' pompato, un po' inflazionato, però quindi ho voluto un po' approfondire. Innanzitutto il titolo dell'articolo era volutamente clickbait ed era L'astrofisico sveneziano Fabrizio Tamburini svela l'enigma dei numeri primi. Quindi potete capire da voi che è un titolo palesemente clickbait, però giustamente una testata giornalistica, soprattutto se piccola, deve fare leva anche su questo per poter attrarre l'attenzione della gente su un tema, tra l'altro, di importanza o di rilevanza così scarsa come può essere la matematica, addirittura l'ipotesi di Riemann. L'articolo poi continua, io adesso non ve lo mostrerò, ma potete trovarlo, magari vi metterò un link. L'enigma dei numeri primi non è più tale. Il mistero è stato risolto e svelato dall'astrofisico veneziano Fabrizio Tamburini, con l'aiuto del fisico siciliano Ignazio Licata. L'annuncio dello stesso Tamburini, dopo 16 anni di studi, è stato realizzato un passo decisivo verso uno dei maggiori problemi della matematica moderna, ovvero l'ipotesi di Riemann sui numeri primi. La domanda del matematico tedesco, tra parentesi Riemann, era così concepita: quanti numeri primi ci sono prima di un numero dato? È la base della crittografia moderna basata proprio sui numeri primi, insomma la più interessante e funzionale questione della matematica. Allora, uno dopo aver già letto questo può pensare che non sia possibile che effettivamente sia stata data risposta finalmente a questa domanda, e in effetti se uno va a leggere poi l'articolo, che in questo articolo di giornale di questa gazzetta alla fine non veniva riportato, ma io ho trovato senza difficoltà e anzi poi lo metterò. Metterò il link nella descrizione. Viene chiarito che l'ipotesi di Riemann viene dimostrata effettivamente se un certo numero di ipotesi o di altre condizioni sono soddisfatte. Quello che è interessante di questo approccio che è stato seguito da questo astrofisico veneziano in collaborazione con questo matematico, è l'approccio appunto che è stato seguito, cioè un approccio che unisce matematica e fisica e tra l'altro unisce, cioè fa uso di una fisica molto avanzata, una fisica con cui persino i fisici teorici forse sono poco familiari perché è veramente spinta ai limiti dell'immaginabile. Allora, prima però di arrivare all'articolo di cui voglio leggere solo l'abstract, quindi l'introduzione in definitiva, per farvi capire qual è il tono e diciamo come si pone, qual è la complessità della cosa, vi volevo magari leggere ancora qualche paragrafo di questo articolo di giornale in cui si cerca di dare qualche spiegazione in più, entro i limiti della comprensibilità, ovviamente. Allora, il secondo paragrafo si chiama L'utile lezione di Majorana e dice così: I due scienziati hanno risolto il problema per la sua estetica matematica, utilizzando il formalismo della teoria delle stringhe e trovando come chiave fondamentale l'equazione a infinite componenti di Ettore Majorana, il famoso scienziato, scomparso misteriosamente nel 1938. Majorana appare spesso come un fantasma, continua Tamburini. Aleggia in tutte le ricerche di frontiera della meccanica quantistica moderna. Il problema dei numeri primi è stato definito dai matematici come il santo graal della matematica e uno dei misteri del millennio, così definito dal Clay Institute of Mathematics, una vera e propria ossessione per tutti i matematici. Sui numeri primi è basata tutta la matematica, ovvero quei numeri divisibili solo per se stessi, gli atomi di ogni sistema numerico. Per risolvere questo problema non è stata utilizzata la cosiddetta teoria dei numeri, ma una combinazione di fisica quantistica, matematica e relatività di Einstein, un bel crogiolo determinato dalla nostra esperienza accumulata in merito a queste discipline.
All'inizio Licata si è chiesto, Licata è il matematico, in che modo, in che guaio matematico volesse trascinarlo, rappresentando questo il problema principe di tutta la matematica. In realtà, quanto immaginato in questi 16 anni e concluso durante la pandemia, possedeva una forma solida e concreta. Quindi si fa riferimento a Majorana, e questo mi è suonato familiare, mi è come suonata una campanella, in quanto io ho dedicato un video a Ramanujan e a Majorana, e quando parlavo di Majorana ho menzionato questa famosa equazione a infinite componenti che descrive particelle elementari dotate di spin arbitrario, quindi non solo spin un mezzo o spin 0 o 1, ma in principio qualunque valore di spin, e questo si esprimeva appunto in un'equazione a infinite componenti, quindi un sistema di infinite equazioni accoppiate. E qui viene usato questo, oltre ad altre branche, si citava la teoria delle stringhe, e poi nell'articolo vedrete ci sono anche i tachioni, che sono queste ipotetiche particelle più veloci della luce. Quindi è un lavoro veramente ambizioso. Quindi in questo paragrafo di questo articolo di giornale si è cercato di dare un po' l'inquadramento, ci sono molte ripetizioni, si parla di numeri primi più volte come i mattoni fondamentali della matematica. Effettivamente è vero, perché sono le componenti fondamentali in cui si possono fattorizzare tutti i numeri, sono i fattori irriducibili, se vogliamo, di tutti i numeri interi. E si è menzionata l'importanza per la questione della crittografia. Infatti, i protocolli crittografici attuali si basano sulla difficoltà di fattorizzare grandi numeri in fattori primi, perché sostanzialmente la fattorizzazione dei grandi numeri è un'operazione molto complessa. Quindi, finché non si conoscerà, in qualche maniera la distribuzione dei numeri primi, ci sono un certo numero di algoritmi di crittografia che sono molto sicuri. Scusate, l'articolo di giornale poi continua sulla questione dei numeri primi, aggiunge qualche altra informazione e alla fine dà qualche informazione sulla carriera o comunque sulle competenze accademiche di Fabrizio Tamburini per dare supporto, diciamo, al fatto che non sia proprio l'ultimo arrivato. Infatti si menzionano alcuni suoi contributi a una certa teoria di vortici elettromagnetici, che sono una teoria che riguarda la polarizzazione circolare della luce, cioè fotoni che hanno una polarizzazione circolare rotante, che io non conosco benissimo, ma che può avere delle applicazioni per le telecomunicazioni, e anche dice che è stata applicata questa cosa per in qualche maniera studiare e investigare la rotazione di un buco nero, in quanto si dice che la rotazione di un buco nero trascina con sé lo spazio-tempo e conferisce delle proprietà di polarizzazione particolare alla luce che emette. E infatti ho trovato che c'è un articolo, in effetti, che si chiama Measurement of the Spin of the M87 Black Hole from its Observed Twisted Light, a firma di Fabrizio Tamburini e un altro paio di scienziati, insomma. Quindi, effettivamente, questo astrofisico ha dato dei contributi, è un autore che a quanto pare ha competenze di fisica teorica avanzata, quindi questo fa supporre che sappia quel che fa. E adesso arrivo al lavoro vero e proprio, che è questo articolo in cui sembra che si muova un vero e proprio passo avanti nella teoria appunto della distribuzione dei numeri primi e della teoria della funzione zeta di Riemann, che in qualche maniera descrive appunto la distribuzione dei numeri primi. Allora, il titolo di questo articolo è molto interessante, si chiama Majorana Quanta, String Scattering, Curved Space Time and the Riemann Hypothesis. E la prima impressione che ho avuto dalla lettura di questo articolo è che non fosse un articolo scientifico, ma una lista di parole chiave, tra l'altro particolarmente clickbait, perché abbiamo Majorana Quanta, che sono le particelle di Majorana, String Scattering, che si riferisce allo scattering, quindi la collisione e diffusione di stringhe, in teoria delle stringhe, Curved Space Time, quindi spazi-tempi curvi, perché vengono impiegati in questo lavoro, e The Riemann Hypothesis, l'ipotesi di Riemann. Quindi in questa maniera hanno voluto, come dire, descrivere tutto a parole, con una frase nominale, senza neppure un verbo, che sembra appunto un elenco di parole chiave, per cui mi chiedo quale sia a quel punto, quali siano le parole chiave di questo articolo. Immagino sia il titolo a questo punto. Comunque, questo è a firma di Fabrizio Tamburini e Ignazio Licata. Per ora è disponibile su Archive, che è questo database di articoli scientifici, non so se siano ancora pubblicati o appena pubblicati, in ogni caso è consultabile liberamente,
Nel momento in cui su Archive uno si, in qualche maniera si mette al sicuro da possibili plagi in attesa di pubblicazione. Questo articolo risale al 2 settembre 2021, e quindi è abbastanza recente. Adesso vi leggo l'abstract, che sarebbe la descrizione generale, ve lo traduco per darvi un'idea di qual è l'approccio, qual è lo spirito di questo articolo. Allora, l'ipotesi di Riemann afferma che la funzione z di Riemann ammette un set di zeri non banali, che sono numeri complessi che si suppongono avere parte reale uguale a un mezzo. Ricordo che i numeri complessi hanno due componenti, parte reale e parte immaginaria. La loro distribuzione nel piano complesso si pensa essere la chiave per determinare il numero di numeri primi, che precedono un determinato numero, quindi quanti numeri primi vengono prima di un dato numero intero n. Analizziamo due approcci. Nel primo approccio, suggerito da Hilbert e Polya, uno deve trovare un appropriato operatore hermitiano o unitario, quindi si parla di operatori in meccanica quantistica, i cui autovalori si distribuiscono come gli zeri della z di Riemann. E questo è qualcosa di cui avevo già sentito parlare, quindi un approccio allo studio della distribuzione dei numeri primi o degli zeri della z di Riemann, passando attraverso la meccanica quantistica, in particolare gli autovalori di determinati operatori hermitiani. Nell'altro approccio uno invece confronta la distribuzione degli zeri della z e i poli della matrice di scattering di un sistema. Quindi qua si introduce un altro fatto, un altro elemento che è lo scattering, quindi la diffusione di particelle in meccanica quantistica, e si legano quindi gli zeri della z di Riemann ai poli, che sono le singolarità di una funzione complessa associata alla matrice S. Applichiamo l'equazione di Majorana a infinite componenti in uno spazio-tempo di Riddler a entrambi i metodi e quindi ci focalizziamo sull'approccio della matrice S di scattering, che descrive la stringa aperta bosonica per stati tachionici. Qui sembra quasi che stia parlando di fantascienza, perché sono argomenti di fisica teorica molto avanzati, molto di frontiera. Infatti si parla di appunto equazione di Majorana di infinite componenti, che è nota ormai da molto tempo, applicata però in uno spazio-tempo di Riddler, quindi qua il curve dello space-time del titolo entra in gioco, e ci focalizziamo sull'approccio della matrice S, quindi dello scattering, che descrive una stringa aperta bosonica, quindi teoria delle stringhe bosoniche, tra l'altro, per stati tachionici, che sono queste particelle più veloci della luce, che sono ipotetiche ovviamente. In questo modo possiamo spiegare il punto ancora poco chiaro per cui i poli e gli zeri della matrice S di scattering si sovrappongono agli zeri della z di Riemann e esistono sempre in coppie legate dall'operazione di coniugazione, cioè la coniugazione complessa che lega un numero al suo equivalente con la parte immaginaria cambiata di segno. Questo avviene a causa della relazione tra il momento angolare, cioè gli autovalori di momento angolare e di massa energia, degli stati di Majorana e dall'analisi della dinamica dei poli della matrice di scattering. Quindi si dice che questa particolare proprietà segue da questa, sì, da queste proprietà appunto degli autovalori di momento angolare e massa energia, perché siamo chiaramente in meccanica quantistica relativistica, quindi la massa energia è un operatore, appunto è dalla dinamica dei poli di questa matrice S, applicata agli stati di Majorana, quindi particelle di Majorana, che hanno determinate proprietà. E conclude l'articolo così, quindi come è mostrato in letteratura, se questo avviene, allora l'ipotesi di Riemann può in principio essere soddisfatta. Quindi l'autore onestamente ammette che ci sono un certo numero di condizioni da soddisfare affinché questa loro intuizione, questa loro teoria effettivamente dimostri l'ipotesi di Riemann, quindi devono essere verificate certe situazioni. Però hanno solide basi per affermarlo, cioè c'è tutta una lunga letteratura, infatti io ho dato solo un'occhiata veloce all'articolo l'ho scorso un po' velocemente, richiamano tutta una serie di altri studi fatti in precedenza da altri matematici o fisici, per collegare appunto le proprietà della funzione z di Riemann che lega, appunto, cioè legata alla distribuzione degli zeri, scusate, dei numeri primi, questo è legato agli zeri di questa funzione, a determinate proprietà fisiche di certi sistemi, in particolare in meccanica quantistica o addirittura in teoria delle stringhe.
Io non sono un grande sostenitore della teoria delle stringhe, non è che la sostenga a tutti i costi, per intenderci, sono ancora un po' scettico, no? O agnostico, mettiamola così. Però so che dal punto di vista matematico ha contribuito molto a dei progressi in certi campi della matematica e quindi probabilmente può tornare utile quantomeno a dimostrare l'ipotesi di Riemann, se le cose stanno davvero così. Quindi questo è un articolo che ho trovato interessante, molto complesso, coinvolgendo tutte queste cose, è evidente che è accessibile solo chi ha una padronanza molto elevata, molto avanzata di questi rami della matematica, quindi l'analisi complessa, la teoria degli operatori hermitiani negli spazi di Hilbert, nella meccanica quantistica, la teoria delle stringhe, ci sono gli spazi-tempi curvi, quindi un po' di relatività generale probabilmente, e quindi è la teoria della zeta di Riemann, quindi la funzione zeta di Riemann che uno deve conoscere più o meno come si comporta. Però è interessante che anche un giornale locale, come quello che ho letto, diciamo, di cui ho letto l'articolo, cercasse di far incuriosire qualcuno a questo argomento così complesso. Io lo sapete, sono così un po' ossessionato da queste cose estremamente avanzate, estremamente complesse, che sono quasi ai confini con ciò che sfida ciò che è possibile immaginare addirittura. Quando invece le cose di tutti i giorni, le cose più banali e ordinarie, quasi non mi interessano. Non è detto che leggerò questo articolo fino in fondo, vista la sua complessità, devo ancora finire di leggere il libro di analisi complessa, quindi forse mi dedicherò prima a quello piuttosto che a quest'altro, e poi forse mi prenderò una pausa, una settimana di relax, per staccare da queste cose così avanzate. Quindi, come ho esordito nel video, ho già sconfitto i giganti del ghiaccio, quindi adesso suggeritemi magari qualche altra sfida da affrontare prima di proporvi qualche altro argomento in un video. Detto questo, spero che la cosa vi sia un po' interessata e vi saluto e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!